chiamerei la comunicazione che faccio oggi qui a voi in questo modo, con questo titolo. L'umanità si sta preparando da 50 anni, da quando Einstein, prima di morire, sottolineò più volte che il vecchio umanismo era finito, che quindi la vecchia modernità era finita. Da 50 anni l'umanità sta abbandonando la modernità, questo tipo di umanesimo, non per andare in una direzione di reazionarismo, la candela, vuoi, cosa vuoi, il mondo fatto solo di farfalle, di lucciole, senza più il computer, eccetera, eccetera, non per andare verso il reazionarismo, ma per andare verso una trasvalutazione della modernità stessa, dentro la modernità allargare gli spazi, perché gli spazi si riempiono di farfalle, di api, di lucciole, la citazione da Nietzsche. È solo dentro questa nuova sintesi che ci possiamo giocare il futuro della storia umana. Lo chiamo questa nuova sintesi per un nuovo umanesimo planetario. Noi oggi siamo impegnati a costruire i lineamenti di un nuovo umanesimo planetario. Complesso, inedito. Mi faccio aiutare ancora da Einstein, che non è dentro questi problemi nella filologia, ma c'è complessivamente nei valori di fondo. Quando Einstein afferma che scienza e tecnica, sto citandolo, che scienza e tecnica da sole non possono guidare l'umanità, ma c'è bisogno dei grandi costruttori di verità morali e spirituali. E nel corso della sua opera Einstein fa riferimento a Goethe, a Buddha, a Spinoza, a Socrate e Platone, a Mosè, a Gesù, a San Francesco, ai saggi cinesi. Mi fermo qui, potrei aggiungere Schopenhauer, potrei aggiungere Gandhi e Schweitzer e Tagore nel Novecento. Ma per Einstein, allora la cultura è questa circolarità dialettica, è una spirale, è un oggi che va a riprendere il passato, lo trasvaluta e lo riattualizza e lo riadatta in una sintesi inedita. Nell'età del computer ho bisogno di Eraclito. Guardate caso, amici. Il concetto di etica entra in scena con Eraclito, 500 anni avanti Cristo. E quando io parlo di etica ambientale, traduco il concetto di etica ambientale nella nuova possibilità e capacità e impostazione di essere presente nell'uomo sul pianeta. Non un'etica prescrittiva, normativa, che dica fai questo e non fare quest'altro. Un'etica che sia una capacità dell'uomo di soggiornare in relazione con 500 anni prima di Cristo Eraclito aveva già i greci, perché Eraclito poi erano i greci, ma anche l'Oriente, voglio dire, anche l'Oriente, anche l'Upanishad, 1000 anni prima di Cristo, anche Zarathustra, 900 anni prima di Cristo, anche tanti passi di Omero, 800 anni prima di Cristo, avevano già la percezione che noi facciamo parte di una complessità in cui ogni ente è in relazione con ogni altro ente. Allora, noi oggi siamo impegnati a ricostruire le basi e i lineamenti dell'umanesimo per un nuovo umanesimo, per un nuovo umanesimo planetario. Alla vostra intelligenza è facile la deduzione. Cosa non ha funzionato allora nel vecchio umanesimo? La risposta alta ma incompleta la davano negli anni 30. La davano tra gli altri maestri dell'attuale Papa, ma i maestri, Maritain, Mounier, il gruppo di Esprit, i francesi, oppure gli scrittori mitteleuropei. E cosa vuoi? Oppure il carteggio Freud-Einstein. Ma cosa vuoi? Questa umanità, guarda cosa ha combinato. Combinato la Prima Guerra Mondiale, 3 anni e mezzo. La Prima Guerra Mondiale non ha scatenato i fondamentalisti dell'ISIS, ha scatenato le potenze democratiche dell'Occidente. 3 anni e mezzo, 10 milioni di morti, quasi tutti innocenti, quasi tutti inconsapevoli del perché si fosse deciso nel cerchio ristretto di un po' di diplomazia, di grandi potenze, di giochi di potere. Ed è lì che nasce il dibattito. Dove sta andando la modernità? Dove sta andando la civiltà? Non c'è ancora la questione ambiente e non c'è ancora la Seconda Guerra Mondiale. C'è lo spirito tragico che attraversa l'Europa e che poi, per quanto riguarda il nostro discorso, verrà lo scoperto solo negli anni 60. Allora, primo elemento, facciamo un po' di tesi. Siamo impegnati a rifare l'umanesimo. Passaggio dall'umanesimo antropocentrico e meccanicista al nuovo umanesimo planetario.
Punto 2. Sì, d'accordo, ma quando l'umanità ha preso coscienza che oltre alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, bisognasse rifare, sto citando gli anni 30, refaire la Renaissance, rifare il Rinascimento, ma rifare il Rinascimento su queste basi. Quando l'umanità ha preso coscienza? C'è una data, oggi, canonica. Il maggior storico delle idee, da questo punto di vista, è un americano. Si chiama Donald Foster. In un libro che è un classico, lui dice, 1962, una figura di donna, di scienziata, una biologa, Rachel Carson, mandata in avanti scoperta da John Kennedy, presidente degli Stati Uniti, etica, scienza e polis. Etica, scienza e polis, mandata in avanti scoperta, citata, dice... Citata per fortuna da Sergio Mattarella 10 giorni fa. Grazie, grazie Walter. 1962, una donna per la prima volta al mondo, non parliamo del nostro paese che era lì che arrancava per fare la sua rivoluzione industriale, poverino questo nostro paese, magari andando a costruire la cattedrale nel deserto, in Sicilia, in Calabria, in Puglia dove li ha costruiti, a Marghera eccetera, ma questa donna, biologa, scienziata, dice al mondo, perché Kennedy l'ha messo in movimento, ma vai un po' a vedere cosa succede nella campagna americana. Perché stanno scomparendo le lucciole, le farfalle, le api, i rospi, le cicale, gli uccelletti? C'è una casistica impressionante nel suo libro, adesso vi do il titolo, delle fette di uccelletti che sono sparite, che non ci sono più. Un ecocidio. Questa scienziata si chiama Carson, Rachel Carson, morirà 2 anni dopo in questo libro, sarà minacciata anche di morte, dovrà intervenire il presidente Kennedy a dire io sono d'accordo con la mia scienziata. Calma, eh? A chi lo dice? Le multinazionali. Perché la Carson dice la devastazione della natura non è venuta dalle industrie cittadine, è venuta dalla chimica industriale, quindi dalle industrie cittadine, ma che si sfogano nelle campagne con i pesticidi. Quella famosa sporca dozzina, la sporca dozzina dei 12 più terribili pesticidi. Per la prima volta al mondo arriva questo messaggio. Civiltà umana, te ne stai accorgendo dove stiamo andando? Lei, in una pagina famosissima, dice stiamo perdendo la bellezza. 1962, parlo per me, teologo. Stiamo curando un libro sul Papa Giovanni e sul Concilio. Amici, ve lo dico con profonda tristezza e anche con dolore. La più grande assisa della storia del cristianesimo cattolico ignorò questo problema, non il problema della casa, ignorò il problema che bisognava rifare l'umanesimo, che noi non potevamo considerarci padroni della terra, che la terra non era uno strumento che Dio ha messo a disposizione dell'uomo, che era una realtà che doveva godere di una sua autonomia, di una sua dignità e di una sua bellezza. Il Vaticano II inizia nel 62 e conclude nel 65. Non c'è mezza parola. Non si parla di creazione. Oggi finalmente si parla di creazione, di creature. Nel paese di Francesco d'Assisi, nell'Umbria di Francesco d'Assisi, mi sfogo e lo riuso questo termine. Allora si parlava di mondo. Mondo a disposizione dell'intelligenza e del potere dell'uomo. Nel 62 la Carson non parla di mondo. Lei soffre quando parla delle creature che sono sparite, che stanno scomparendo, che è la devastazione delle campagne. Pensate quando Pasolini scriverà queste cose 13 anni dopo in un articolo di fondo del Corriere della Sera. Stanno scomparendo le lucciole. E tutti, profeta di sventura, questo intellettuale irrazionale, ma come dice questo qui, dice di essere marxista e critica il progresso e critica qui e critica là. Pasolini, con la sua sensibilità di persona che veniva dal Friuli, da quelle terre, eccetera, e aveva visto le lucciole e faceva la constatazione, se perdiamo le lucciole, le farfalle e le api, che mondo che mondo è? Allora, è nel 62 che nel mondo entra in scena questa questione. La questione ambientale. E ci entra per la via della paura, non per la via della bellezza. Nelle due vie regge
con cui ci si muove sull'educazione ambientale, ci si è mossi anche in Italia, ci si è mossi sulla via di quella che Jonas, grande filosofo e teologo ebreo su queste questioni, ha chiamato l'euristica della paura. Effetto serra, 400 parti per milione di CO2 e andiamo oltre. Certo che c'è, ed è importantissimo. Ma ce n'è un'altra più importante. Dostoevskij l'aveva colta nel 1870. Può la bellezza salvare il mondo? Il dibattito nella Russia arretrata, in una Russia arretrata, ma in cui i circoli intellettuali filofrancesi ragionavano in questi termini, di queste questioni, la questione era, c'è un'altra via che è la via della bellezza. Allora, dominò la via della paura. Se ci incontreremo ancora, la via della bellezza merita di essere esplorata, per un motivo non solo di archeologia culturale, per fare storia della cultura e capire la complessità di processi culturali. Perché andiamo a scoprire che negli anni 20, quindi 1920, 21, 22 e 23, in quei 4 anni, ci fu una cultura presente in Europa, non dico nel mondo c'erano Tagore, c'era Gandhi, c'era Aurobindo, c'erano, in Europa, punte altissime. Nomi? Romano Guardini, filosofo e teologo, sacerdote, che veniva da Lecco, è l'autore più citato dei papi del Novecento, ancora Papa Francesco, un discorso sì, un discorso no, va a riprendere, anche perché ha fatto una tesi di laurea, un dottorando non concluso su Romano Guardini. Romano Guardini nel 22 scrive un libretto, Lettere dal Lago di Como, e in quel libretto 22 comincia a dire cosa sta succedendo nelle montagne attorno al lago tra Lecco e Como. Questo avanzare della tecnica, questo spoglio delle campagne, questa perdita di forma, questa perdita di profumi, che non erano in senso reazionario, ma erano, ma stiamo perdendo la bellezza, ma abbiamo la consapevolezza di che cosa vuol dire per l'animo umano, per la mente umana questo tema? Guardini, 22. Schweitzer, il grandissimo Schweitzer, uno dei paradigmi per Einstein, grandissimo in tutti i campi, compresa l'esegesi biblica, eppure Schweitzer a partire dal 15 parla di etica della vita, di amore fraterno verso gli animali, di vegetarianismo. Il cristiano Schweitzer, e siamo a due figure. Il più grande filosofo ebreo del Novecento, Martin Buber, il più geniale, negli anni 20 ci insegna che il mondo non è da considerare uno strumento, un oggetto. Sapete come chiama il mondo Martin Buber? Presenza. E sapete cosa dice Martin Buber all'umanità che lo legge, con cui dialoga e discute? Dobbiamo imparare a dare del tu agli alberi. L'albero è una metafora per dire la vita. Non esso, ma tu. Non oggetto di cui faccio quello che mi pare e piace, ma tu, ma realtà vivente, ma alterità che richiede, che esige da noi uno sguardo, un'intelligenza, una sensibilità e un agire diverso. Sono tre le figure. E poi ci metto ancora due figure. Un grandissimo scienziato, logico, matematico, che scrisse con Bertrand Russell i principi a matematica, Whitehead. Whitehead negli Stati Uniti, più o meno muore negli anni di Einstein e di Teilhard e Chardin, diventa amico di tutti e due, inaugura quel filone di teologia, di filosofia della natura che si chiama teologia del processo. Whitehead, in un libro del 1925, in un libro aureo che bisognerebbe che tutti leggessimo, La scienza e la natura, continua a insistere sul primato della bellezza. Dobbiamo vedere la bellezza nella matematica, nella geometria, nella natura, e la bellezza nella mente, bellezza, cioè greco. Quando noi parliamo di bellezza della natura, sotto forma di disegni geometrici, di disegni matematici, di articolazione della bellezza della natura, è Platone. E quindi greco. Whitehead, il
teologo, filosofo, protestante, Whitehead, va a riprendere Platone per dire questa modernità, matematico, logico, amico di Bertrand Russell, impegnatissimo, metà della cultura americana della seconda metà del Novecento viene da Whitehead, e Whitehead nel 1925 ci mette a disposizione questo tipo di riflessione. Potrei allungare, ma potrebbe far parte di un seminario più articolato e più analitico. Eh? Andiamo. Allora, ci sono stati segnali negli anni 20, ma capire, anni 20, anni 30, anni 40, anni 50. In campo cattolico voglio soltanto citarne uno, non è completo, ma è un gigante, Teilhard de Chardin. Non è completo, ma è un gigante. Teilhard de Chardin non è completo, se mi chiedete perché non è completo vi do la risposta. Completi su questo sono gli ortodossi, sono i logici, matematici, fisici, teologi ortodossi, il più alto livello di riflessione compiuto, non solo nel Novecento, su questi temi di cui vi parlo. D'accordo? A partire da Solovy, Berdyaev e soprattutto il grandissimo Florensky, quel grandissimo matematico che Stalin fa fucilare, perché Florensky credeva nel socialismo, almeno un socialismo di libertà. Matematico geniale, tanto geniale che oggi nella cultura, nella grande cultura ortodossa, Florensky è considerato il Leonardo di quella stagione e di quel filone. Ebbene, quel filone fu superiore a tutti gli altri. Noi abbiamo avuto Teilhard. Teilhard ci ha consegnato un aspetto, non tanti, uno, incompleto, certo, non c'è la sofiologia, non c'è il discorso del ruolo dello Spirito Santo, c'è una concezione diarchica tra, nella distribuzione tra Dio come padre e il divino nel Logos che si fa cadere, nel Figlio. Non c'è lo Spirito Santo. Ma amici, Teilhard de Chardin, senza dire niente di nuovo, va a recuperare San Paolo, gli inni di San Paolo, con questo tema così profondo e insistito che c'è in Paolo, che c'è in Teilhard, che in Cristo tutte le cose sono create, mantenute, salvate e redente. Tutto il mondo partecipa al disegno di Dio e alla redenzione operata da Dio. Quindi c'è questa fraternità cosmica che lega il divino, l'umano e quello che noi chiamiamo il mondo naturale. Teilhard de Chardin, che muore nel 1955, l'anno di Einstein, esiliato dalla sua chiesa, che lo manda in esilio, lo congeda dalla vita con un monitum, per cui se tu leggi le opere di Teilhard, come ho fatto io nella mia tesina di laurea, avresti dovuto chiedere permesso al confessore, perché Teilhard era proibito, tant'è che in Italia uno dei libri più importanti era Il Gesuita Proibito, ed era proibito Teilhard perché diceva: ma come possiamo separare Cristo dalla sua creazione? La creazione vuol dire il fiore, le farfalle, le creature, il mondo, la realtà. Allora, c'era alle spalle c'è stato un crogiolo immenso di riflessioni, di depositi, non diventati egemoni, non hanno influenzato. Tant'è che la più grande assise della Chiesa Cattolica, ho già detto, Concilio Vaticano II, 3 anni senza che questi temi appaiano, quando il mondo è già coinvolto. La Carso è Stati Uniti. Kennedy interviene a difendere la Carso nel 63, pochi mesi prima di morire. Il 63 è il secondo anno del Concilio Vaticano II. Dove vivevano i padri del Concilio Vaticano? I grandissimi, attenzione. Il Vaticano II ha avuto tra i suoi protagonisti il più grande teologo del Novecento. Quindi un giudizio di grande amore e di grande lode. Però, detto questo, non c'erano. C'erano negli anni 20. Si perde e negli anni 60 questa piccola scienziata ammalata, un donnino solo, non dico mandato allo sbaraglio, ma era mandato allo sbaraglio, si è beccata insulti, critiche, minacce da tutti, e lei ha detto al mondo: svegliati. È partita la questione ambientale, è partita la necessità di ripensare lo statuto dell'umanesimo, è partita la necessità di ripensare la modernità, è partita la necessità di ripensare i processi di educazione e quindi anche di educazione ambientale.
Ti fermo? Gesemo, come dicono a Genova? Primavera silenziosa, il testo del libro, ho detto che l'avrebbe detto. Primavera silenziosa. 1962. Detto questo, nel 2015 il progetto di educazione ambientale si chiama il progetto della bellezza. L'educazione ambientale nell'unica via possibile, seria. Poi gli altri ci sono, fanno parte della minestra di tutti i giorni. Ma la via regia per costruire il nuovo umanismo è l'educazione alla bellezza. E mettere la bellezza al centro delle nostre riflessioni. E se mi chiedete, bene, la definizione generale ci può stare, ma che vuol dire? Proviamo? Che vuol dire mettere la bellezza al centro? Qual è la nuova mappa per voi, dirigenti scolastici, e per i docenti, e quindi per gli studenti delle scuole superiori, dell'università, delle scuole superiori, delle scuole medie, gli studenti delle scuole elementari, gli studenti delle scuole materne, ovvero ogni essere pensante. Un bambino di 2 anni o 3 anni può già essere, deve essere già inserito in questo progetto e processo di un'educazione alla bellezza. Proviamo a vedere le tappe? È un indice, chiaramente, che vi riassumo. Al primo punto ci metterei la necessità di una cultura integrata. La cultura come integrazione. Come ci ha insegnato, tra gli altri, anche uno dei padri nobili che il direttore Canapini conosce bene, Gregory Bateson, quando lui diceva dobbiamo tornare a imparare a essere greci. Tornare a imparare a essere greci. Bateson era nell'ultima fase diventato anche orientale, tant'è che ha voluto morire con una cerimonia zen. Allora ci aggiungo, imparare a essere greci e orientali. Ci metto dentro anche il francescanesimo, non tanto Francesco, ma su questo Bonaventura. Ci metto dentro Pascal, possiamo allargare il campo. Ci metto soprattutto tutta la scuola di grandi fisici del Novecento, a partire da Einstein. Cultura integrata è una cultura in cui lo specialismo, il botanico, l'agronomo, l'economista, il fisico, il geografo, il teologo, vadano avanti nella cura, nell'elaborazione, nell'approfondimento dello specialismo. Abbiamo bisogno di persone di alta competenza, ma una competenza di una mente che si allarga, di un nous che si allarga, dialogare con il pneuma, con lo spirito e con l'anima. Ci ritorno su questo. Ovvero, abbiamo bisogno, come Einstein, di leggere Goethe tutti i giorni. Einstein legge Goethe tutti i giorni perché lui vuole, sente di dover dialogare con quel pozzo di profondità filosofica e culturale e a suo modo anche religiosa che era Goethe. Allora, star dentro lo specialismo, ma i nostri giovani, combattere più che la peste, avrebbe detto qualcuno, l'idea che è sufficiente o importante essere solo dei bravi professionisti, competenti, eccetera. Sì, e l'altra parte degli esseri umani, che è la parte più importante? Chi la cura? Chi la coltiva? Come si cura? Come si coltiva? Cosa vuol dire educare alla bellezza? Allora, vi ricordo che Einstein, oltre a leggere Goethe, suona in modo splendido il violino, si interessa moltissimo di musica, a suo modo di arte, molto profondo nei temi religiosi, di una religiosità illuminista.
un ente superiore, una mente superiore, ma lui è appassionato di queste riflessioni e di questi temi. Ma come lo era Newton, come lo era Galileo, come lo era la grande scienza, tutta la grande scienza nella sua storia. E nel Novecento è una scienza dove lo scienziato non si chiude nel suo specialismo, ma allarga le dimensioni mentali, filosofiche, psicologiche, spirituali. Primo elemento. Secondo elemento, il concetto di tempo. Uno degli errori di fondo della cultura ambientalista, quando sorge, che non si è chiarita fino in fondo, tolto alcuni amici che noi abbiamo avuto, penso un grande scienziato, amico di Walter, amico nostro, che è morto purtroppo alcuni anni fa, ancora giovane, Enzo Tiezzi, uno dei fondatori di Legambiente, uno scienziato che ha fatto dei libri splendidi su scienza e bellezza. Quante discussioni, quante chiacchierate, quante riflessioni con Enzo Tiezzi sul tema del silenzio. Amici, non si sta nella cultura della... Non mi piace la parola ambiente. Io uso la parola natura, sono greco su questo. Della physis. Se tu non sai vedere le stelle, uso queste metafore. Se tu non vivi dimensioni di tempo come ecstasis, e se mi chiedete il concetto di ecstasis, ve lo declino con due figure. Una, uno psicanalista, uno dei grandi, geniali psicanalisti italiani non credenti, della scuola di Milano, Elvio Facchinelli, che mise in piedi un gruppo di psicopedagogia chiamato L'Erbavoglio. Elvio Facchinelli, che muore molto giovane di tumore, nell'ultima fase della sua vita va all'appuntamento della morte volendo stare solo, va in riva al mare. In riva al mare si prepara alla morte. E in riva al mare quel non credente scopre questa apertura all'infinito, questo uscire dal tempo, questo perdersi oltre il tempo, dove non c'è più l'io, dove non c'è più la cura di te stesso. Sei tu come c'è l'oceano, come c'è il mare, come ci sono le stelle. Enzo Facchinelli, Elvio Facchinelli, ci ha consegnato delle pagine mirabili. Questo tempo mi piace chiamarlo con Tolstoj il tempo delle nuvole. Guerra e pace. La figura borghese per eccellenza della Russia antinapoleonica. Due eroi del principio borghese di prestazione, no? Il famoso veni, vidi e vici dei tempi antichi. Due eroi. Napoleone? E chi è l'antinapoleone in Russia? Nella Russia innamorata di Napoleone, che però lo devo combattere, è il principe Andrea. E il principe Andrea è l'antinapoleone. Fa tutto quello che si deve fare nel principio borghese di prestazione. Tempo come successo, tempo come risultato, 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 risultato. Bene. Principe Andrea a un certo punto si becca una palla in fronte e viene ferito gravemente. Si sveglia, alza gli occhi e vede il cielo. Vede il cielo e nel cielo vede le nuvole che scorrono nel cielo blu. Una pagina che farei diventare una specie di momento, di un memento per ognuno di noi. Vede il cielo e la domanda è: ma com'è che corriamo sempre tutti, corriamo, 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 corriamo e non ci accorgiamo, se non in questi momenti, che c'è il cielo? Prendetelo anche come metafora, che ci sono altri valori, che c'è un altro modo di aprire lo sguardo al mondo, di volgerlo attorno a noi. Il tempo delle nuvole è il tempo che combatte quel maledetto principio di prestazione che è partito dalla cultura borghese, puritano-americana, e che è diventato mondo. Perché oggi è principio di prestazione, il principio di quello strano miscuglio di pseudo-marxismo, pre-confucianesimo, uno strano miscuglio che dobbiamo ancora capire cosa produrrà, che è la cultura e la prassi della Cina oggi. La risposta e l'obiezione è: ma com'è possibile introdurre il tempo a ecstasis in un mondo in cui il ritmo della produzione, dell'organizzazione della vita è dettata dagli interessi dell'economia, cose che sappiamo?
Allora la risposta non è ritirati in convento, ritirati nell'eremo o ritirati nella foresta, perché sarebbe non una diarchia o una sintesi, sarebbe una schisi, una separazione radicale improduttiva che non avrebbe effetto. Noi dobbiamo avere modo di pensare di essere che ha effetto nella storia. Allora non abbiamo bisogno di un tempo in cui la contemplazione esce dal mondo. Abbiamo bisogno di stare nel mondo, di stare nella prassi e di introdurre nel mondo, nella prassi, lampi, squarci di meditazione e di contemplazione, ovvero di tempo estatico, a partire dal rapporto con i nostri figli. Certo, se l'organizzazione del lavoro è tayloristica o è cinese, quindi ipertayloristica, è evidente che io non posso introdurre, come avrebbe voluto Adriano Olivetti nella sua azienda, momenti del silenzio, perché per lui quei momenti del silenzio erano estremamente utili all'arricchimento, anche al risultato. Ma all'interno dei miei rapporti, io come docente, se nevica e la classe si incanta a vedere la neve, non posso fare, come parlo per me di esperienza, professore di filosofia, che ogni volta entrava non in contraddizione, credo che, che fosse compatito, con simpatia, ma fosse compatito. Perché erano quei 3, 4, 5 minuti di silenzio e di rapimento e di incanto. E la classe si incantava, non c'era più il tempo, era uscito dal tempo. Non era bisogno essere Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce o Francesco d'Assisi alla Verna. In quei 3, 4, 5 minuti si usciva dal tempo. E quei 3, 4, 5 minuti, prova a metterli dentro il processo vitale. Tu genitore, tu insegnante, tu genitore, contatto col tuo bambino, tu maestra, a fare in modo che durante la giornata questi tempi estatici possano moltiplicarsi. E c'è ormai questa consapevolezza. Se è vero che molti psicologi stanno riuscendo a ottenere dalle autorità politiche l'indicazione di lasciare che i bambini vadano a scuola a piedi, accompagnati semmai da guide sicure, eccetera, ma vadano a scuola a piedi per fare questa esperienza estatica. L'ecstasy non è l'ecstasy religiosa. L'ecstasy è perdersi perché hai visto che sono ritornate le violette. O hai visto che c'è quel calabrone nero lì che gira. Questa è ecstasy. Il fermarsi accanto al mistero delle cose e il vedere il mondo non da un punto di vista solo strumentale, che cosa mi serve, ma come incanto, in quel di rapimento di fronte a quello che io chiamo col mio linguaggio la trascendenza del reale, perché c'è una trascendenza del reale, c'è il mistero delle cose. E allora questo rapimento di fronte al mistero delle cose mi spezza quel concetto di tempo e mi apre quella finestrella che mi porto dietro per tutta la vita. Se la so comunicare ai miei bambini a scuola, ai miei figli, ai giovani quando crescono, alle loro storie. E allora ecco, io credo che nel tempo del lavoro mantenere aperta questa finestrella sia un elemento di grande, grande, grande forza mentale, una grande rivoluzione mentale, culturale, spirituale. Quanto tempo ho ancora, direttore e dottoressa Lorena? Quanto tempo? Vado ancora pochino? Allora, voglio aggiungere gli altri due elementi. Chiamo col mio linguaggio una concezione ontologica, la concezione della realtà. Amici, la modernità si è costruita, costituita, rafforzata, consolidata e ha vinto nella forma di una concezione antropocentrica e meccanicista. Antropocentrica, Cartesio, il cattolicissimo Cartesio, non lo dico come battuta, lo dico come constatazione filologica, che poi è anche epistemologica e teologica. Il cattolicissimo Cartesio, 1538, il discorso sul metodo, esso con questa affermazione: compito dell'uomo è diventare padrone e possessore del mondo.
non a caso. La volata per trasformare il mondo da incanto in occasione temporale di possesso e di dominio veniva proprio dal cattolicesimo francese. Se mi chiedete di fare un seminario, è interessantissimo. Il nome che guidava tutta la giostra si chiamava Padre Marino Mersenne. Galileo lo considerava la persona più dotta d'Europa. Il cattolicesimo francese considera il panteismo il pericolo più grave per cattolici. D'altronde Bruno l'avevano bruciato pochi anni prima, nel 1600, con l'accusa di panteismo. Allora, il cattolicesimo francese e poi da lì l'anglicanesimo, quindi tutto il filone anglicano, puritano, inglese, si muovono nella direzione di considerare il mondo macchina e l'uomo il padrone e il possessore del mondo. Oggi, se vogliamo iniziare questo nuovo umanismo di cui abbiamo parlato, dobbiamo ripensare lo statuto ontologico. Che cos'è il mondo? Ci sono vari modi di dare una definizione. Ne uso alcuni. Se mi faccio aiutare da Buber uso la parola presenza, il mondo è presenza. Se mi faccio aiutare da Francesco, dal francescanesimo critico, che ha avuto dei grandotti, nonostante Francesco fosse, ammettesse solo in Sant'Antonio da Padova la cultura, per il resto era peccato mortale la cultura per Francesco. Poi il francescanesimo si è sviluppato secondo altre direzioni. Nel francescanesimo critico si è costituito un filone estremamente interessante dove questo tema di un mondo da non pensare come oggetto ma da pensare come mistero, mistero delle cose. Perché Francesco dava del tuo la luna, al sole? Perché era una realtà dono e misteriosa, ma non misteriosa in senso religioso, in senso ontologico. La realtà trascende sempre, continuamente, la capacità del soggetto di tenerla sotto controllo. L'avversario del mistero ontologico è l'affermazione tutto sotto controllo, la logica che tiene il mondo sotto controllo, cioè è una forma di galileismo da questo punto di vista. Allora, pensare il mondo come presenza, come trascendenza, come dono, Levitico, 1000 anni avanti Cristo, Antico Testamento, Levitico, Deuteronomio, è Dio che parla. Il mondo non è tuo, non te l'ho dato perché ne faccio qualcosa, il mondo è mio, tu ne sei custode. Quando Papa Francesco continua a rilanciare l'immagine antropologica, cosa ci fa l'uomo al mondo? Qual è il suo ruolo? Risposta, l'uomo è custode? Ha scritto pagine e pagine Papa Francesco su questo concetto. È un'espressione di 1000 anni avanti Cristo. L'uomo è amministratore, è custode. Allora io devo lavorare sull'ontologia. Ai miei allievi, ai miei docenti, devo insistere su questo aspetto. L'etica si fonda sull'ontologia, su una concezione diversa. La farfalla, la nube, il sole, il ruscello non sono enti a disposizione dell'uomo, sono realtà con cui noi dobbiamo dialogare, fanno parte del cum. Papa Ratzinger ha usato un'immagine bellissima, sono la casa comune dell'uomo. Si alza il mio insegnante, allievo non credente, mi dice, sì Papa Ratzinger, ma io sono non credente. Io sorrido e rispondo, e Foscolo all'inizio di Sepolcri cosa dice? Cosa dice Foscolo all'inizio di Sepolcri? Non parla Foscolo di bella famiglia d'erbe e d'animali? Cos'è il mondo? Bella famiglia, famiglia, bella, in cui c'è l'uomo, ci sono le erbe, ci sono gli animali. Il non credente Foscolo all'inizio dell'Ottocento. Altro che mondo a disposizione dell'uomo, altro che mondo oggetto.
Altro che mondo in cui Genesi 1:18 con una lettura pazza, che abbiamo, ma l'abbiamo fatta, ha resistito fino a 30 anni fa, nonostante la cultura ebraica ci avesse detto ma siete matti a leggere così 1:18? Soggiogate, dominate. La cultura ebraica ci ha sempre insegnato che Kadash e Radai in ebraico non vogliono dire soggiogate, dominate, vogliono dire prendi possesso in senso amministrativo. Come si dice un fattore, il padrone dice fattore, ti lascio la terra, prendi il possesso, mi raccomando, trattala bene, non sfinirla, non sfiancarla, d'accordo? Allora è la concezione ontologica che deve guidarci. Tradotto il linguaggio per i bambini, con la nuova impostazione dell'educazione ambientale, vuol dire che il bambino quando vede una farfalla, io genitore, io insegnante, devo insegnarle come Nietzsche ci ammoniva, a dialogare con i fiori, le erbe, le farfalle, a dialogare con il sasso, a incantarsi, a sentirsi parte di un mondo più ampio. Questo è il concetto di una fraternità cosmica. Ontologia. Ma l'ontologia presuppone, sto quasi finendo, una rivoluzione, e voglio essere magari un filino analitico, ma è importante, una rivoluzione nello statuto dell'antropos, dell'antropologia, della concezione dell'uomo. Dirigente e insegnante, usciamo dalla gabbia cartesiana, moderna, l'uomo, soma e nous. Res cogitas e res extensa, corpo e mente. Freud e Jung. Potrei farmi aiutare dai greci, dall'Oriente, dal cristianesimo fino a Pascal. Quando la concezione era quadripartita, l'uomo è corpo, soma, è nous, intelletto, è psiche, anima, poi il cristianesimo aggiunge è pneuma, spirito. Nutrire l'uomo e anche il pianeta, come ci ricorda fortunatamente Expo 2015, nutrire l'uomo e nutrire questa quadripartiticità, nutrire il corpo e tutti nutriamo il corpo, nutrire la mente e tutti voi insegnanti siete bravissimi a nutrire la mente. E la psiche? L'anima? E lo spirito? Jung, numero 1-2 della psicanale secondo dei gusti e dei giudizi, dice nutrire l'anima, prendi la bici o prendi la bici, il cavallo o vai come voi nei boschi e in montagna. Anima. Silenzio. Jung, nell'ultima fase della sua vita, abbandona la città, va a vivere sul lago di Zurigo, si costruisce la casa con le sue mani, perché per Jung il lavoro manuale è pieno di eros, sensualizza e sensualità, si costruisce la casa con le sue mani e vive a contatto tra cielo e terra. Scrive dei libri poderosissimi, fa lo psicoterapeuta, metà della grande cultura mondiale è in cura da lui, però metà della giornata la dedica alla psiche. Freud, ateo, ateissimo, sapete, mentre Jung è religiosissimo, è tanto religioso che lui dice io non ho bisogno né di pregare, né di sapere, né di aver fede, io so. Jung dice vado nei boschi e so che c'è Dio. È la religiosità cosmica di Jung, greca, orientale di Jung. Benissimo. Freud no. Freud, famiglia ebraica, in polemica durissima con la religione dei suoi genitori, diventa un ateo duro, 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 tosto e anche, permettetemi, rozzo. Bene. Cosa c'entra Freud con pneuma, spirito?
Ma Freud non ha sempre parlato di materialità delle pulsioni, della sessualità? La Chiesa non l'ha condannato perché Freud ha esaltato il pansessualismo, sto citando, facendo un po' dell'ironia. Bene, sentite il dialogo Freud-Einstein 1935. Il libretto si chiama Perché la guerra, pubblicato da Boringhieri. Asimmetria in quel dialogo. C'è un maestro, il maestro è Freud. C'è uno scolaro, lo scolaro è Einstein. Se voi leggete, vedete, Einstein è un atteggiamento di scolaro. Freud, che ha ancora 3-4 anni di vita, è un atteggiamento di maestro. Tant'è che Einstein chiama Freud maestro. Maestro, ma com'è potuto succedere che nella Prima Guerra Mondiale 10 milioni di morti? Ma com'è fatto l'uomo? Ma come siamo fatti? E cosa possiamo fare per il futuro? Poverini, non sapevano che da lì a 4 anni o 5 anni l'Europa sarebbe stata devastata dalla Seconda Guerra. E come possiamo fare per il futuro, per impedire che l'umanità si distrugga? La risposta di Freud. Noi siamo fatti, siamo ambivalenti, siamo fatti di eros e thanatos, vita e morte, pulsione verso la bellezza e pulsione verso la distruzione. Ma l'umanità si può salvare solo in un modo. E mi dispiace dover usare parole che io non uso, che non mi piace usare, che vengono dalla mia vecchia religione. E l'umanità si salva solo se viviamo applicando il principio, due punti, aperti virgolette, ama il prossimo tuo come te stesso, che non è dell'Evangelo, è Mosè, Levitico 19, 1000 anni avanti Cristo. Ama il prossimo tuo, come lo chiami? Ama il prossimo tuo come te stesso. È soma? No. È nous? No. È psiche? No. È spirito. Ama l'amore. L'amore salva il mondo. Dostoevsky, la bellezza salva il mondo. Freud, la risposta di Freud, l'amore salva il mondo. Io questo dialogo di Freud e altri lo farei, ecco, vedete quando dico polis, polis, post. Ma se avessi una classe dirigente, parlo di esperienza, incontrando decine di migliaia di studenti all'anno e centinaia di studenti, di insegnanti, ma è evidente che quando si entra in una classe, in quarta, in quinta, in terza, le ultime tre classi, che sono quelle che frequento di più, e la ragioniamo sul futuro dell'umanità, eccetera, questo è uno dei passi fondamentali che uniscono credenti e non credenti. Est, ovest, basso, alto, uomo, donna, malato, sano, come avrebbe detto San Paolo nella lettera ai Galati. Il passo del non credente, Freud, che dice è l'amore che salva il mondo. E l'amore è quello che Einstein chiama, in altre cose, non in quel dialogo lì, non in quel carteggio, non pensare a te stesso. Per Einstein il valore più grande della vita è pensa agli altri. Pensa che tu vivi in un mondo di relazioni. E quindi la figura ideale per Einstein è la figura generosa che si apre agli altri. Ecco allora la rivoluzione antropologica. Io posso far diventare il bambino e poi il giovane, l'adolescente, e poi l'uomo futuro custode dell'ambiente se l'ho portato a dialogare con i fiori, le erbe, le farfalle, a dialogare e a confrontarmi con i loro linguaggi, a capire che cosa vuol dire il volo dell'ape, il volo della farfalla, a imparare da Darwin, che ha studiato nell'ultima fase della sua vita l'intelligenza dei lombrichi e ha scritto un libretto magistrale. Allora il bambino non lo porto solo, guarda la gallina, ma lo porto a fare la constatazione dell'intelligenza della gallina, che è un passo superiore. Perché in Italia abbiamo uno scienziato tra i maggiori, candidato a premio Nobel, Val Ortigara, che ha fatto alcuni anni fa un libro sull'intelligenza delle galline. E allora, ecco, ma allora tutto è linguaggio. Ma allora io imparo dalle galline, imparo dai vermi, imparo dalle stelle, imparo dai fiori. Allora c'è un linguaggio cosmico. Allora l'educazione ambientale è soggetto umano che si apre ai linguaggi del mondo. Mi piace usare questa immagine e finisco. Lavorare per un nuovo pentecostalismo. E vorrei dire ai miei fratelli teologi,
Ma dove sta scritto che la Pentecoste l'abbiamo tradotto come lo spirito che scende sugli uomini? Eraclito, quando parlava di Logos e di Sofia, diceva che il Logos coinvolge e anima tutte le realtà del mondo, non solo le realtà umane, tutte le realtà del mondo. E poi nell'uomo è presente in un modo particolare. Allora, tornare a essere greci non è un'operazione straordinaria, è l'operazione che hanno fatto i cristianesimi nei primi 3 secoli, con i grandi padri cappadoci, Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo, San Basilio di Cesarea, siamo ai tempi di Sant'Agostino e di Sant'Ambrogio. Con i grandi padri cappadoci, le cose di cui vi parlo c'erano tutte. Si tratta allora, ecco quando dico di rivisitare la modernità, di non partire da zero, di non crederci chissà che cosa. Noi siamo non scopriamo proprio niente, semmai facciamo una sintesi complessiva di un progetto di cultura che è in atto da 3.000 anni.